Hai detto che porti nei personaggi te stesso. In Un giorno perfetto e In the Blaze, film duri in realtà, molto diversi rispetto ad altri film, che cosa hai portato di te stesso e soprattutto se sono stati personaggi più ostici o più semplici da girare rispetto agli altri, o dei personaggi? Non è un caso che lei ha citato i due film dove non credo di aver portato niente di me stesso. Nel senso, il primo, lo dico sempre che se fossi stato papà non l'avrei mai fatto, perché non avrei mai avuto presente quel legame, il valore della genitoria, insomma, quella roba lì. E quindi non ci ho proprio pensato, quello è il film che ho fatto senza pensare a come farlo, semplicemente agivo, diciamo. E The Place invece ho ascoltato tantissimo, cioè avevo questa parata di attori davanti, di storie, eccetera, ed è stato un lavoro di grandissimo assorbimento, più che di, paradossalmente, cioè sembra un personaggio che determina le cose, invece io l'ho vissuto come uno che ascolta, e ho visto anche tanto lavoro degli attori, cioè lo vedevo proprio, stavo nel mio personaggio, ma insomma quindi sono i due film in cui devo dire non ho, quando dico portare me stesso, non è che dico insomma una cosa cosmica, portare se stesso, cioè utilizzare le proprie corde per arrivare a dire delle cose, a dirle in un certo modo. Quei due sono i due personaggi più lontani, diciamo, che ho affrontato. E non è un caso poi che l'ha accoppiato. No? Grazie. Ma guardando tanti attori che citare, in che cosa li aiutavi? Cioè nell'essere. Questo lo chiedo a loro se lo aiutate, diciamo. Con Giannini è difficile aiutarlo e aiutarsi, diciamo, perché poi c'erano scene dei 9 minuti, dove figurare che cosa poteva succedere. A un certo punto era talmente lo scambio talmente lungo, che a un certo punto lui ha cominciato a dire battute mie e io a dire sue. Poi ho detto, ma questa lo devo dire io, ma che cazzo sa di? C'è un documento di 9 minuti. Perché non hanno mai dato lo stop, vedendo fino a dove potevamo arrivare. Dove io sono di quinta, quindi è tutto su Marco, che secondo me un giorno sarà sulle Tech Rai, sai, quelle cose, però alle 3 di notte probabilmente. La domanda è, secondo te questa tua caratteristica già esisteva in te, tu non l'avevi mai riscontrata? C'è stato un regista che ti abbia aiutato in tal senso a tirar fuori questo aspetto del tuo talento artistico? Grazie, no, credo che sia stata una cosa abbastanza, secondo me non esistono attori comici e drammatici, cioè c'è l'attore che si è messo in guarda Gassman, no, che era uno che riusciva a fare tutto, a teatro, l'Amleto, chissà che, Brancaleone, poi Brancaleone, i soliti ignoti, quindi credo che dipende sempre dalle possibilità che uno ha, io ce ne ho avute anche poche, diciamo. Per esempio la commedia mi piacerebbe molto di più farla, sono anche uno spettatore di commedie, mi piace molto, quindi credo che sia stata un'evoluzione abbastanza naturale, poi naturale nel momento in cui c'era l'opportunità. Registi proprio che mi hanno, cioè non è che ho cominciato facendo cabaret e poi sono stato un trafilato da Antonioni, ecco, così sarebbe stato proprio un passaggio. Ci penso, poi ti chiamo. Bene, prima rispondo su Netflix e poi c'è la. Allora, Netflix esiste. Esisterà, e esisteranno pure altri fra poco. Quindi che ci sia, io penso che possa soltanto che come quando sono nati i supporti musicali, no? Che comunque l'attenzione poi al rituale dell'ascolto della musica è stato diverso. Prima abbandonato completamente, poi è ritornato. Penso al disco, anche al CD, che poi alla fine è stato quello che ha creato il disturbo maggiore. Io penso che può succedere lo stesso, cioè come se nei 5 sensi uno viene un po' acciaccato e quindi gli altri 4 si risvegliano ancora di più. Quindi continuo a pensare che più Netflix c'è e più apriranno sale in Italia. Questo è uno dei miei sogni, diciamo, proprio perché la sala continua a essere l'esperienza straordinaria.
straordinaria, vuol dire fuori dal comune, non sempre bella, ma fuori dal comune. Bisogna puntare su quello, cioè la gente al cinema deve vivere un'esperienza diversa da casa. Se questa roba viene percepita anche dall'industria, se di industria possiamo parlare, potremo coesistere con queste strutture nuove. Se no, staremo a vedere. Sicuramente, ecco, non ce ne andiamo all'estero e non arretriamo di un metro, però esistono, quindi bisogna farci i conti in questo senso.